Ciao, sono Luisa Nicotera e sono l'ideatrice del percorso Superare i conflitti per aprirsi alla vita, un percorso di 2 mesi che è stato finora dedicato alle donne, che si sentono in conflitto con se stesse nelle proprie relazioni, quindi quando parlo di relazioni intendo relazioni di ogni tipo, dalle relazioni di coppia alle relazioni sul lavoro, amicali, familiari, e che presentano anche sintomi psicofisici. La novità, da questo mese è che ho deciso di aprire questo percorso anche per i maschietti, visto che sto attualmente seguendo un ragazzo che mi ha chiesto appunto di iniziare il mio percorso e quindi siccome stiamo avendo dei buoni risultati, ho pensato quindi di aprire le iscrizioni anche per i maschietti. Con lui stiamo affrontando una tematica molto importante che di solito affronto appunto con i miei clienti, ma che ho notato essere presente anche nella sfera maschile, ossia il non sentirsi abbastanza, l'ansia da prestazione e anche un problema comunicativo, cioè il fatto di non riuscire a comunicare davvero nelle proprie relazioni, ciò che si sente, ciò che è appunto in linea con quelli che sono i propri bisogni. In particolare questo ragazzo mi ha presentato un sintomo che è tra virgolette cronico, quindi lui presenta questa attivazione della laringe, cioè vale a dire ha questa infiammazione, possiamo dire cronica, della laringe che lo porta spesso a schiarirsi la voce e a volte comunque c'è un bruciore a livello laringeo, eccetera. Lui ovviamente non mi ha contattato soltanto per questo sintomo, ma aveva già compreso nella sua consapevolezza che comunque c'era un problema comunicativo. Quindi abbiamo esplorato insieme quello che è il suo sistema familiare, abbiamo riportato nella sua vita conscia, diciamo, a livello di sensazioni, di percezioni, un ricordo molto doloroso di quando era bambino, quando il padre in pratica litigava molto violentemente con la madre. Quindi lui probabilmente ha avuto questa prima attivazione proprio in quel momento, quindi questa paura, questo spavento improvviso che quasi l'ha fatto rimanere senza parole e ad oggi infatti lui mi dice spesso è come se qualcosa volesse uscire ma non riesce ad uscire, no? Quindi abbiamo analizzato poi la sua situazione anche da un punto di vista di anatomia sottile oltre che da un punto di vista biologico e abbiamo quindi notato come lui abbia effettivamente un problema di comunicazione, quindi questa paura di dire, questa paura di parlare, di esprimere, di comunicare, che come sappiamo da un punto di vista energetico è connessa al quinto chakra, quindi al chakra della gola, che capiamo che può essere squilibrato a causa di le cosiddette ingiunzioni parentali che avvengono appunto durante la nostra infanzia, quindi quando un genitore magari ci dice uno stai zitto, no? Cioè quindi questo schema svalutativo che si mette in atto, ma anche come sappiamo dalla biologia, allorché noi viviamo una paura, uno spavento improvviso che quasi ci toglie la parola, ci toglie la voce. Che cosa succede? Che poi da adulti questo schema, quindi non integrato dell'infanzia, questo materiale emotivo che non abbiamo integrato, continua a manifestarsi e noi non sappiamo perché e ci continuiamo a chiedere come mai nelle nostre relazioni non riusciamo a esprimerci, non riusciamo a parlare, a farci vedere, no? Quindi con lui stiamo facendo questo bellissimo lavoro che appunto attraversa i 3 livelli, quindi il livello biologico del sintomo, il livello sistemico e il livello energetico. Se anche tu, e quindi mi rivolgo questa volta alle donne e anche ai maschietti, sei interessata o interessato a questo livello di lavoro, quindi se anche tu hai dei sintomi psicofisici che non riesci a superare, se ti senti in conflitto nelle tue relazioni, manifesti queste sensazioni di non sentirti mai abbastanza, ansia da prestazione e quant'altro. Sappi che ho riaperto le iscrizioni per il mio percorso Superare i conflitti per aprirsi alla vita, e che per maggio, ho aperto soltanto 2 postazioni, quindi 2 persone per il percorso lungo, e sto dando, ecco, questa è un'altra novità, la possibilità
ad altre persone che vogliono iniziare a lavorare con me, ma magari non vogliono iniziare a fare un percorso così lungo, di fare un breve percorso, un mini percorso con me. Quindi per le iscrizioni, per chi vuole iniziare il percorso lungo, l'importante però è richiedere la call tramite il form che troverai nel primo commento entro e non oltre il 3 maggio. Questa è una cosa importante perché il tempo stringe e anche io andrò in vacanza, quindi questi saranno gli ultimi posti prima della pausa estiva, poi riprenderò a settembre e chi vuole comunque può già cominciare a contattarmi per prenotare il proprio posto per iniziare questo fantastico percorso dopo l'estate. Ti ringrazio per il tuo ascolto e per il tuo tempo.